Andremo adesso a creare la nostra prima pratica. Se volessimo rifare, riguardare un attimino il percorso, siamo partiti dai clienti. Io ho ricercato il mio cliente è il signor Iannello Edoardo. Ho inserito l'immobile facendo nuovo immobile. Adesso sull'immobile inserito decido di andare a creare una pratica. Per fare questo seleziono l'immobile oppure semplicemente tasto destro, aggiungi pratica. Ecco che mi vengono fuori le varie modalità con le quali posso andare a creare una pratica. Quindi, anzitutto i modelli unici nazionali e regionali. Siamo già aggiornati all'ultimo decreto, quindi, possiamo scegliere la nuova modulistica oppure, se voglio, anche quella vecchia non visibile. Ricordo che bisogna cliccare per visualizzarla, così evitiamo confusione. Se voglio operare con la vecchia modulistica, seleziono vecchia modulistica. Partendo da principio, possiamo anzitutto farci aiutare dal software, cioè io non so che pratica è necessaria per la ristrutturazione o quello che desidero, posso affidarmi alla procedura guidata. Quindi clic sulla procedura guidata e comincia una ricerca. Ricordo che bisogna essere collegati a internet perché il database viene sempre aggiornato, però basta cominciare a digitare le parole che desideriamo, per esempio ristrutturazione. Nel momento in cui io comincio a scrivere rist, mi vengono fuori una serie di possibilità che posso andarmi a guardare. Per esempio, voglio fare un restauro e risanamento conservativo leggero pesante, una ristrutturazione edilizia semplice e così via. Una volta che ho individuato quello che mi interessa, mi dice anche quello che è il regime amministrativo, quindi la pratica che devo andare a creare. Se volessi entrare nel dettaglio, doppio clic e vado a leggermi esattamente tutto quanto quello che c'è scritto su questo titolo abilitativo. È il titolo che mi interessa? Benissimo, semplicemente c'è il link, quindi io doppio clic e vado a nella zona delle pratiche SCIA. A questo punto devo solo andare a scegliere la regione piuttosto che la modulistica nazionale. Quindi basta cliccare per andare a prendere il modello relativo. Possiamo affrontare un nazionale. Una volta che io clicco sulla cartella, mi vengono fuori i modelli. Conferenza unificata del 4 maggio 2017, quindi ultima modulistica. Clicco e in automatico mi viene creata quella che è la pratica, vedete? Quindi ho inserito tutte le mi vedrò inserite le informazioni richieste. Quali? Anzitutto i dati del titolare, quindi siccome siamo partiti dal cliente Iannella Edoardo, i dati sono già inseriti. Ovviamente qui è tutto editabile e modificabile, qui posso cambiare tutto quanto quello che desidero, quindi posso eventualmente scriverci molto semplicemente. Oppure vedete che sulla sinistra c'è il mio albero, quindi è chiaro che questa è una SCIA composta da più pagine, eccetera, eccetera. L'albero è navigabile, quindi io posso tranquillamente spostarmi all'interno dell'albero, così posso raggiungere rapidamente le parti della pratica che mi interessano per andare a selezionare e così via. Cosa interessante? La cosa interessante è che in questo albero esistono delle zone, come potete ben vedere, di colore verde. In queste zone di colore verde il software offre un aiuto. Quindi io posso andare in questa zona, dati della ditto società, per evitare perdite di tempo, eccetera. Se io ho precedentemente popolato gli archivi di tecnici, imprese e clienti, qui posso fare tasto destro, importami delle informazioni. Ovviamente qui ditto società, preleviamo l'impresa, quindi prendiamo la calcestruzzi Irpini. Ok. In automatico i dati vengono inseriti, così evito di star lì sempre a scrivere le stesse cose all'interno delle mie pratiche. Dati del procuratore delegato, anche questa è una zona verde, tasto destro importa. Mi prendo l'architetto Sallusti, il geometra Sallusti Massimiliano, doppio clic e inserisco i dati, piuttosto che vedete, dati del progettista. Anche qui, tasto destro, importa, posso prendermi l'architetto Iuliucci e così via. Quindi in automatico è chiaro che questa procedura mi consente rapidamente di andare a
gestire la mia pratica. Tutte le pratiche sono così. Esistono anche zone, come quelle dei soggetti coinvolti, che offrono la possibilità di andare a duplicare le informazioni inserite. Per esempio, la parte dei titolari è una parte ripetibile, quindi abbiamo previsto, oltre a quella che è l'importazione del titolare, anche la duplicazione. Quindi una volta che io clicco su duplica, in automatico il software mi va a duplicare la parte che ho richiesto. Adesso è possibile vedere che ci sono due titolari, ha rinominato le pagine, renumerato le pagine e così via. Quindi una gestione della pratica estremamente veloce da questo punto di vista, perché mi consente di importare rapidamente i dati dagli archivi che ho precedentemente caricato. Una volta che ho finito, ovviamente posso andare a stampare la mia pratica se desidero, ovviamente adesso siamo in versione dimostrativa, piuttosto che a salvarla in formato PDF se poi voglio distribuirlo in maniera elettronica. Navigare tra le pagine, possibilità di attivare e disattivare quelli che sono i campi dove è possibile scrivere e tutte quelle piccole opzioni tipiche di un word processor. Salvo le modifiche, torno indietro. Questa pratica adesso è associata al mio cliente Iannella Edoardo. Ecco, è chiaro che prima c'era solo l'immobile, adesso abbiamo anche la pratica. Posso visualizzarla in qualsiasi momento facendoci doppio clic oppure eliminarla con il tasto destro. Se faccio doppio clic, me la vado adesso a visualizzare. Doppio clic, eccoci qua all'interno della nostra pratica. Altra funzione comoda è la possibilità di esplodere tutto l'albero oppure di richiuderlo per poter navigare rapidamente quella che è la pratica. Siamo partiti quindi da una creazione guidata della pratica, quindi non sapevo che pratica andare a creare, ma ovviamente se so già che pratica mi serve, semplicemente non utilizzo la procedura guidata, ma vado solo a scegliere la modulistica che desidero, per esempio una super scia piuttosto che una comunicazione di fine lavori o una CILA. Quindi clicco, seleziono la regione del mio interesse e vado a creare quella che è la pratica che voglio. Esistono anche i modelli regionali, così come la Liguria, che hanno recepito in determinate modalità quella che era la normativa nazionale.